Buongiorno e benvenuti a ore 12, una nuova puntata in compagnia mia e di Giovanni Palisto. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Cristina Coppola. È sempre un piacere averti qua con noi. Grazie, negli studi, che visto che ultimamente sei sempre in giro, ma io ho già capito, quando c'è il sole tu vai in giro, con la pioggia invece preferisci stare con noi. Potrebbe in... essere un buon metodo per decidere quando uscire. C'è già qualche incertezza su domani però, perché domani è prevista un'uscita addirittura sul Po, con tanto di battello, però le previsioni non sono delle migliori. Vedremo un po' come cavarcela. Allora, anche oggi insieme in diretta fino alle 13.20 verso la prima edizione del nostro telegiornale. Anche oggi tanti ospiti per approfondire quella che è la realtà cremonese e non solo, perché oggi infatti avremo modo di approfondire, quantomeno di raccontare un po' quella che è anche la realtà romana. Lo faremo tra poco con Walter Montini, che è molto noto a Cremona, ha collaborato anche con il sindaco Perri, insomma una personalità di grande esperienza politica, che appunto negli anni 2000, dal 2003 al 2008, collaborò anche con l'allora sindaco di Roma Veltroni, e proprio alla luce di questa sua esperienza oggi ci verrà un po' a raccontare che cosa sta accadendo in base appunto a quanto leggiamo all'interno della comune di Roma. Ma ci spingeremo anche molto lontano, andremo addirittura fino in Perù per raccontarvi il viaggio compiuto da Andrea De Vicenzi, poi andremo in Tibet anche, o sbaglio. Sì, infatti, oggi veramente lontano, ore 12, per lontano, esatto, sì, spazierà un po' ovunque. Parleremo comunque anche di realtà locali, vi presenteremo alcuni corsi della cooperativa Il Cerchio e poi ancora... E poi ancora la Chiesa Ortodossa Romena, che poco più di una settimana fa ha inaugurato l'edificio di culto ortodosso romeno, appunto, che conta a Cremona circa 4.500 fedeli. Finalmente sono riusciti ad acquistare e a ristrutturare una chiesa a Borgo Loreto, dove c'è stata una bella cerimonia, e oggi ne parleremo con quello che è il responsabile della Chiesa Ortodossa Romena a Cremona, padre Doru Fuciu. E poi sentiremo le note di un violino, perché come ogni martedì tornerà a trovarci il nostro Roberto Codazzi, accompagnato da un violinista d'eccezione, Luca Fanfoni, che ci parlerà anche di corsi che stanno per partire proprio nella nostra città. Ma vi racconteremo tutto nel corso della puntata. E allora, se sei d'accordo, possiamo cominciare, Giovanni. Subito con il primo ospite e con la prima notizia. Questa mattina bastava collegarsi a qualche sito per avere questa bella notizia. Martedì nero per i trasporti della capitale, ritardi sulla Roma Lido, Roma Viterbo, metro C e bus, grossi disagi sulla tratta Lumaca Roma Lido a causa di un guasto a un treno a Ostia Antica. Il servizio, dice la notizia, è in corso di normalizzazione. In realtà, insomma, ecco, queste sono già le immagini, vedete, che abbiamo trovato sul web. Per fortuna noi siamo a Cremona sì, e quindi però tutto veramente questo. Il caos a trasporti è una cosa all'ordine del giorno, ben conosciuta da tutti i romani. Ma di questo e di tanti altri aspetti, diciamo, poco edificanti della capitale, parliamo adesso con Walter Montini. Buongiorno Montini, benvenuto. Buongiorno. A Cremona 1. Grazie. Allora, lei continua ad andare spesso a Roma, dove ha trascorso gran parte dei giorni tra il 2003 e il 2008, quando collaborò con l'amministrazione di Walter Veltroni. Con quale ruolo? Io ero nell'ufficio di gabinetto del sindaco Veltroni e ero capo della segreteria del vice sindaco Maria Pia Garavaglia. Ecco, tra l'altro, vabbè, ricordiamo che ha collaborato anche con il sindaco di Cremona Oreste Perri, che è stato senatore negli anni 80. 90. Negli anni 90 è stato senatore. Inizio anni 90. All'inizio degli anni 90 è stato sindaco di Gabbionetta Bina Nuova, attualmente è presidente dell'Associazione delle Residenze Sociosanitarie della provincia di Cremona, che riunisce e coordina 27 case di riposo cremonesi. Insomma, una lunga esperienza politico e amministrativa, ed è proprio per questo che lo abbiamo invitato oggi, per tentare di capire un po', alla luce anche della sua esperienza, che cosa sta accadendo nella capitale, Roma capitale, dopo che il sindaco Virginia Raggi comunque è stata eletta con un mare di voti, ha ottenuto il 67% dei voti, praticamente il doppio di quanto ottenuto dall'esponente del centro-sinistra.
ministra Giachetti. Ecco, in una precedente occasione Montini ci aveva detto, insomma, governare Roma non è facile, anzi. Io direi che è impossibile. Perché? Nessuno riuscirà a governare Roma. Non dà speranze alla Raggi? No, non do speranze, ma è la filosofia della città, è la mentalità dei romani. Roma è i romani, i romani sono Roma. Per i romani la filosofia di vita è una filosofia tutta particolare. Le regole devono essere utilizzate, devono essere osservate dal mio vicino, non senz'altro da me. Per cui non c'è una cultura e una preparazione civica per quanto riguarda i romani. Per cui è la città che è ingovernabile. Al di là degli sforzi che la Raggi sta facendo, e sono sforzi titanici a mio avviso, un po' per la sua impreparazione e inesperienza, un po' per la situazione politica generale che si è creata, e comunque sta cercando di governare la città e almeno di darsi un apparato, pur in mezzo a tantissime difficoltà. Ma è la città che è ingovernabile. Lei pensi che io ho fatto 20 anni a Roma e adesso ritorno a Roma a settimane alterne. Quando sei su un autobus che abbiamo visto adesso, il numero 64 che va alla stazione Termini, sì, che passa davanti all'altare della patria, può darsi che tu parti al mattino alle 8:30 per andare a prendere il treno, a un certo punto il 64 si ferma davanti all'altare della patria perché c'è un presidente della Repubblica, un presidente del Consiglio di qualche Stato italiano che va a deporre una corona. Per cui tu stai fermo un quarto d'ora, non sai perché, poi dopo ti accorgi che stai fermo un quarto d'ora perché c'è tutto il cerimoniale per questa cosa qua e al limite perdi il treno e vai. La gente non dice niente e si ferma. Perché è una città così, è una città dove i capi di Stato che vengono per incontrare il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, prima passano in Campidoglio, sempre. Il Campidoglio, il palazzo senatorio, perché così è chiamato e così è un po' il punto di confluenza di tutte le grandi personalità politiche, amministrative, dei premi Nobel, eccetera, che vengono a Roma per altre questioni. Prima passano. Tra l'altro i consiglieri comunali del Comune di Roma hanno il titolo di onorevole. Questo per dire la importanza e la maestà di questa struttura amministrativa. Non è il comune di Gabbioneta, il comune di Ostiano, il comune di Cremona che ha il suo apparato e tutti si conoscono, eccetera. È una città che ha tantissime esigenze, comprese anche queste di rappresentanza. Ecco, ma cosa ricorda della sua esperienza nel gabinetto del sindaco Veltroni? Ci furono momenti difficili? Tutto fu difficile. Adesso sono contento perché indipendentemente dal mio ruolo, la gente a Roma sento dire che l'ultimo sindaco che ha fatto veramente qualcosa è stato Veltroni. Erano altri momenti, finanziamenti c'erano, i soldi nelle casse comunali entravano, c'era questa spinta di un rilancio culturale e politico della capitale, c'era la discussione su Roma Capitale, eccetera, per cui, per carità, erano momenti molto, molto particolari, eccetera. Il sindaco è riuscito quindi a dare una svolta un po' all'amministrazione. Finito lui, Alemanno, Marino e ora la Raggi con le difficoltà, io non entro in politica con il Movimento 5 Stelle, ecco. Però ecco, le difficoltà si sono ritrovate, non ci sono più finanziamenti, ci sono tutti quei problemi di ordine etico e morale che tutti conosciamo, dalle cooperative, da Buzzi, eccetera, eccetera, e quindi è molto difficile. Beh, diciamo che problemi di ordine morale forse ce ne sono sempre un po' stati a Roma. Ce ne sono sempre un po' stati, però è una città strana. Io ricordo per esempio che quando nell'ufficio di gabinetto bisognava cambiare la cancelleria, uno dice vado all'economato e prendo le cose che servono, insomma le gomme e tutto il resto. Era una tragedia perché bisognava fare la gara, l'appalto, bisognava chiedere a tre ditte e tutto il resto. Al mattino dopo ti alzavi, vedevi che iniziavano i lavori sotto il tunnel della Farnesina
di miliardi e chiedevo, ma non ho visto passare in giunta la questione, l'appalto, eccetera, eccetera. Non ti preoccupare, è tutto a posto. Cioè, quindi per i grandi appalti dove c'era, insomma, un interesse dietro, lì si riusciva a velocizzare. Scattava la legge speciale per Roma, certo, per Roma Capitale. E quindi lì quando si passava al di là di ogni tipo di... Per comprare invece due matite bisognava fare una trafila burocratica. Burocratica infinita, tanto è vero che ci portavamo da casa le cose, punto e basta. Ecco, ma lei cosa ricorda? La struttura amministrativa del comune, i funzionari, i dirigenti, si ha la sensazione che a volte remino un po' contro. Una tragedia. Vabbè, lo dico proprio, non c'è una classe dirigente, preparata e competente. C'è preparata e competente per le cose che interessano loro, ma non c'è questa visione di una gestione collegiale del Campidoglio. Secondo me non sanno nemmeno quanti appartamenti ci sono. Non c'è un catasto, non c'è un inventario delle cose. Secondo me è un comune. Io ripeto spesso, e lo dico anche qui, se dovessimo un giorno chiamare giù il Padre Eterno per gestire la città, secondo me fallirebbe anche lui, sarebbe un fallimento celeste. Però è così, è una città difficilissima. È una città, a mio avviso, impossibile da gestire. Ecco, ma se è una città difficilissima e molto difficile, è un po', come dire, da parte del Movimento 5 Stelle e ancora di più da parte della Raggi, c'è stata un po' una sorta di presunzione. C'è stata una sorta di presunzione per una questione, a mio avviso, corretta. La Raggi è stata votata da tutti, dal popolo. La Raggi, rispetto all'Appendino, non è stata portata alla sindacatura di Roma da qualche, tra virgolette, lobby o da qualche potere, insomma, come è successo per l'Appendino. Roma è una città industriale, eccetera. La Raggi è stata votata dal popolo, è stata votata sia in centro sia nelle periferie. Quando io ascoltavo, c'è un allarme in Roma: quando tu vuoi sapere qualcosa devi parlare con i taxisti. I taxisti mi dicevano che avrebbero votato tutti la Raggi, al che io dicevo: ma guardate che la Raggi, con la sua inesperienza, probabilmente dopo 3 o 4 mesi fallirà, per cui è... Dice: no, per noi la Raggi, ma questo lo diceva anche gente, cioè non soltanto i taxisti ma anche gente di un certo ceto, mi diceva: per noi è l'unica soluzione, questa è l'ultima risorsa che abbiamo. Perché tutti gli altri politici, quando si sedevano su quella sedia, poi guardavano i propri interessi, eccetera. Vedi tutto il discorso delle cooperative, sì, eccetera, certo, eccetera. Lei invece è una che non ha interessi, si siederà e farà gli interessi del popolo. Per cui noi abbiamo fiducia in lei e la votiamo. E l'hanno votata tutti. Dicendomi anche, aggiungendo, e spero che non sia vero, dice: e se fallirà la Raggi non andremo più a votare. Perché questa è la mentalità dei romani. La mentalità dei romani è un giorno io ero seduto a un bar lungo Tevere verso le 6:30, 7, e avevo vicino a me un signore che aveva la mia età, probabilmente, un romano, e è l'ora in cui le macchine ritornano a casa, per cui c'è un po' di traffico, eccetera. E c'era una macchina che strombazzava perché quella che era davanti non andava mai avanti, insomma. E quindi aveva fretta, c'era un blocco, eccetera. E questo ha detto in romanesco: oh, che te soni, tanto pure tu devi morire. Ecco. Quindi la filosofia dei romani, e occorre mezzo secolo secondo me, se non di più, per cambiarla, la filosofia dei romani è: vivi e lascia vivere, non preoccuparti, tanto sera arriva, tanto i problemi si risolvono, tanto poi anche tu alla fine devi morire, eccetera, per cui anche tu fai tutto il tuo percorso, eccetera, per cui non arrabbiarti se la macchina davanti ha frenato o non va avanti, eccetera. Perché questa è la filosofia, per cui la gestione di una città che non ha un'anima, ma è una città cosmopolita dove ci sono tutti. Qualcuno ha detto che è una città del terzo mondo senza quartiere europeo, io non mi spingo a questo, però è una città che ha le viuzze strette che erano state fatte e costruite per le carrozze. Oggi ci passano i pullman. E che cosa pretendi? Che una viuzza
dove doveva passare una carrozza, adesso che ci passa un pullman la gente si accontenta. Ecco, intanto ieri c'è stata una lettera di tutti i dirigenti del comune dicendo che sono in grande difficoltà perché c'è questo stallo, è tutto bloccato, dopo 3 mesi l'amministrazione comunale ancora non ha deciso nulla. E d'altra parte effettivamente anche ieri c'è stato un lungo articolo su Repubblica dove si faceva notare che dal 7 luglio, dal debutto della Giunta Raggi, l'esecutivo si è riunito pochissime volte, le delibere sono state pochissime, insomma è tutto bloccato, dopo 3 mesi è tutto bloccato. Montini, lei come la vede? Innanzitutto dovrebbero cominciare a lavorare i dirigenti anziché fare questi proclami. Dice che aspettano l'input politico. L'input politico per che cosa? Cioè l'amministrazione, la macchina, è vero che la macchina è molto difficoltosa, è una macchina, poi ci sono delle sedi all'EUR, ci sono delle sedi un po' ovunque e poi ci sono i municipi. Lei pensi che il municipio di Ostia, che è una frazione, fa 300.000 abitanti. Alla faccia della frazione. Che è uguale alla provincia di Cremona. E durante il periodo estivo Ostia arriva a 750/1 milione di abitanti. Insomma, è una macchina un po' ingrippata. È una macchina ingrippata, eccetera. E qualcuno dice anche che c'è qualche azione di boicottaggio, insomma, che dice adesso a questi vogliono farci vedere come si fa, aspetta che te lo insegno. Ma può io. Può anche darsi che ci sia, alcune volte si vanno a cercare degli alibi perché non si ha voglia di lavorare o altro. Non c'è una gran classe dirigente in comune. Però tipo l'assessore Muraro sembrava fosse partita per ripulire Roma da tutta questa spazzatura alla grande, invece poi si è scoperto che anche lei, insomma, aveva delle basi un po' labili. Ma io le faccio una domanda: se lei conosce Roma, lei come fa a fare la raccolta differenziata al Pantheon? Come fa a fare la raccolta differenziata in Piazza Navona o altro in queste vie del centro storico? Insomma, è ingestibile la cosa. Allora, quando si dice facciamo la raccolta differenziata, se la raccolta differenziata viene fatta a Ostiano, a Cremona, a Padova, a Parma, può avere un senso. Se viene fatta nel centro storico di Roma, Ma lei mi sa dire come si fa a fare la raccolta differenziata? I cassonetti dove li mette? 5 cassonetti per il vetro, eccetera, eccetera. Dove li mette? Non può metterli dentro negli immobili. Li mette fuori in piazza? In piazza si solleva il popolo. Insomma, lei non la vede bene. Quindi resistono alla Raggi? O cade? Secondo me, se riesce, io se potessi parlare con la Raggi direi che deve fare una iniziativa di questo tipo, spacchettare l'assessorato al bilancio. Non ha senso avere un assessore al bilancio, occorre un assessore al bilancio, certo che tiene i conti, però siccome ogni settore, la viabilità, i trasporti, eccetera, hanno il loro budget, secondo me dovrebbe spacchettare, fare una serie di collaboratori, non chiamiamoli assessori, che seguono ciascuno la propria partita. Ultima partita, a proposito di scelte, pare che in 3 mesi le scelte siano state poche, però come titola oggi il Fatto Quotidiano, Raggi, ecco il no ai giochi, domani l'annuncio, quindi pare che poche decisioni, ma questa dovrebbe arrivare, il no ai giochi olimpici. Lei sarebbe favorevole o no? Contrario. Contrario ai giochi. Ma ci sono ancora tutte le attrezzature, le strutture fatte per i precedenti giochi olimpici e ogni tanto vediamo il Gabibbo, vediamo tante altre idee che vanno a vedere. Piscine che sono state fatte che sono ancora là, villaggi per lo sportivo fatte che poi... Quindi non ce la fanno insomma a gestire sta cosa, è più grande? Secondo me in questa situazione, se fossimo in un'altra situazione negli anni, agli inizi anni 2000 o fine anni... Però in questa situazione è meglio dire di no. Meglio dire di no, io sono convinto che sarebbe opportuno dire di no. E allora abbiamo scoperto un Montini un po' pentastellato. No, difatti io ho premesso che non entro nella beh, mi rendo conto delle difficoltà, però c'è molta grinta in loro, insomma, ecco, vediamo adesso se riesce, secondo me non riuscirà, però almeno un tentativo di cambiare le cose è in atto. Però in questo caso non si può dire quando c'era la DC, come dice spesso lei, perché la DC ha combinato anche molti guai a Roma, La DC ha combinato moltissimi guai, la DC però aveva un grande senso di rispetto nei confronti dei cittadini e della città. Lei sa che quando c'era il manuale Cencelli, certo, famigerato, ma secondo me molto opportuno,
il comune di Roma, il sindaco di Roma valeva come un ministro. Se c'era sindaco un socialista, c'era un ministro democristiano in più, e se c'era un sindaco democristiano, c'era un ministro socialista in più. Questo per dire l'importanza del Campidoglio. Poi la DC certamente ha fatto i suoi sbagli, i suoi errori, le sue, per carità, non sono qui a difenderla nel modo più assoluto. Sono qui però a dire che c'era da parte di tutti un rispetto. Poi Roma è anche una città dove c'è un'altra città, c'è un altro stato all'interno, che è lo stato pontificio. La presenza del Papa a Roma non va sottovalutata ai fini politici, perché ci sono bestemmie contro il traffico che non va, eccetera, eccetera. Ma quando passa il Papa, che magari blocca, eccetera, tutti tacciono e c'è massimo rispetto. E quindi rispetto. Anche il primo cittadino, insomma, deve valutare un atteggiamento, deve tenere un atteggiamento di grande rispetto, ovviamente, nei confronti dell'autorità e del pontefice. Walter Montini, grazie. Grazie a lei. Non sapremo come andrà a finire, però insomma quantomeno abbiamo tentato di approfondire un pochino questo groviglio di politica e di amministrazione che insomma sta preoccupando un po' tutta Italia. Grazie a Walter Montini, ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo di nuovo con altri ospiti. Aperto questo momento di ore 12 con il violino di Luca Fanfoni, che oggi è ospite qui sul nostro divano insieme ad Antonella Tanetti e naturalmente a Roberto Codazzi, perché il martedì è un po' il tuo giorno in cui ci racconti e ci parli di musica. Come mai oggi hai portato loro con te? Allora, per due motivi sostanziali, uno legato alla nostra città, perché ieri è stata presentata la neonata scuola di violino della Società Filodrammatica Cremonese, di cui appunto Luca Fanfoni e Antonella Tanetti saranno i docenti. E questo sabato a Parma Luca Fanfoni, che è considerato uno dei massimi interpreti di Paganini, uno dei pochissimi al mondo ad aver avuto il privilegio di suonare. Cosa abbiamo ascoltato nel frattempo? Il tema delle variazioni sul Mosè di Niccolò Paganini. Suonerà nella chiesa della Steccata a Parma, che è la chiesa dell'ordine costantiniano a cui Paganini era... di cui era socio. E Paganini, forse molti non lo sapranno perché è considerato genovese, ma è sepolto nel cimitero di Parma. Tra l'altro venne sepolto
pensa Cristina, dopo 13 anni dalla sua morte, che è avvenuta nel 40, lui è stato sepolto nel 53 a Parma, perché morì a Nizza per quest'aura solfurea che lo circondava. Il prete rifiutò la sepoltura per tutta una serie di vicissitudini. E comunque a questa manifestazione importantissima sarà presente il re del Belgio e ci saranno appunto le massime autorità di questo ordine, e il maestro Fanfoni suonerà un Guarnieri di Gesù Principe Doria, prestato tra l'altro dal Museo del Violino di Cremona, e suonerà un programma interamente dedicato a Paganini. Però insomma questo non è l'unico motivo per cui sono qua oggi ospiti, perché al di là di questo bellissimo concerto prestigioso che si terrà a Parma, c'è anche una novità che riguarda chi vuole cominciare a studiare il violino, perché quando si sentono le note di questo meraviglioso strumento che non è facile imparare ad usare, ci vogliono anche dei maestri d'eccezione, no? Si spera, no? È nato questo progetto, diciamo, di questa apertura di scuola di violino in collaborazione con l'Associazione Filodrammatica, il Teatro Filo, che è molto bello come teatro, come spazio. Nel senso che Cremona, a mio avviso, io sono molto legato a Cremona, ho studiato con il maestro Cardo qua, torna sempre qua. Sì, ma giro, ma nel senso che molte volte capito in Piazza del Duomo, osservo queste meraviglie, questa città che è bellissima, è diciamo il punto fondamentale, a mio avviso, del violino e della musica europea. Veramente si sta sempre più confermando questo centro. E in sinergia con il dottor Codazzi, appunto, si è pensato di aprire questa scuola, aperta sia ai piccoli, infatti Antonella, ci siamo divisi i ruoli, Antonella, signor Tanetti, si occuperà dei piccoli, proprio piccolissimi, fino a 10, 11 anni, 12, poi si vedrà, insomma, ecco, in base alle iscrizioni. Io invece mi occuperò di quelli un po' più grandini e anche di corsi di perfezionamento, se qualcuno volesse perfezionarsi con me. Diciamo che è aperta tutto tondo questa scuola e io penso che Cremona, a parte che è un istituto musicale prestigioso, però Cremona veramente può dare tanto ancora alla musica e al violino, perché così, parlando con diverse persone che conosciamo, insomma, le famiglie veramente sono sempre molto disponibili e desiderose che i piccoli, oppure anche i ragazzi che hanno cominciato poi hanno smesso, oppure insomma tante cose, veramente queste famiglie sono assolutamente propense per introdurre questa cultura, diciamo, musicale per i piccoli e i grandi. E questo mi fa pensare appunto che veramente è una cosa assolutamente positiva, cioè diamo il nostro contributo di conoscenza per la città. Allora Roberto, e c'è anche il tuo zampino, come dicevo appunto. Sì, la riflessione di fondo è stata questa, con questa riaffermazione sempre più prepotente del ruolo del violino, che è oramai il simbolo a tutto tondo della città e della litteria, c'è un'utenza sempre più ampia, che è un'utenza di giovani, ma anche di adulti, di semplici appassionati, ma anche di professionisti, e anche degli utai, perché il popolo degli utai è sempre più numeroso e gli utai devono essere in grado di suonare lo strumento. Per cui noi vogliamo favorire anche degli incontri con gli utai, favorire la musica d'insieme, e la scelta del Filo non è casuale, perché il Filo è un teatro importantissimo che è nato nel 1801 alla presenza di Napoleone, per cui è una storia plurisecolare. E nel 1909, in seno al Filo, è nata la Società dei Concerti, che prima di trasferirsi al Ponchielli aveva sede al Teatro Filodrammatico. È un teatro storico dove hanno suonato i più grandi, non solo violinisti, ma anche, pensate, Béla Bartók, uno dei più grandi compositori del Novecento, ha suonato al Teatro Filo. Per cui noi poggiamo su delle fondamenta solidissime, anche dal punto di vista dell'istituzione come importanza storica e culturale, e pensiamo che sia il luogo giusto per far nascere questa scuola. Quindi un teatro dove hanno suonato i più grandi, da dove suoneranno anche i più piccoli. Allora, Antonella Tanetti, che si occuperà proprio della crescita di questi violinisti in erba. Dell'avvio
dei bambini, perché comunque lo studio della musica è estremamente formativo e costruttivo nella crescita dei bambini, perché l'accostarsi al mondo dei suoni, il fatto di un coordinamento, il violino non è uno strumento semplice, di conseguenza porta a questa consapevolezza e i bambini ci si avvicinano veramente in un modo gioioso, giocoso, e via via si cerca di far crescere la passione, di appassionare appunto in un percorso di proseguo, poi diciamo, andando certo. avanti. Ma che età si comincia? Allora, poi tra parentesi abbiamo anche un sì. piccolo filmato che sì, esatto. ci avete portato voi, quindi le riprese sono un po' amatoriali, ma mi fa piacere mostrarlo perché si vedono anche proprio grandi, sì, gli adulti. Qua, ma diciamo, anche... qua stavo registrando i tre ritornelli di Paganini col cannone, io suono il cannone, Daniele, mio figlio, suona il Sivori, la coppia di Fatto da Viom, poi c'è il maestro Simoncini e violoncello. Questo. Quindi questo è il cannone? Questo è il cannone, questo qua sì. Questa è la registrazione. A nove anni, cominciato l'anno scorso e adesso appunto è nell'esibizione durante il saggio fatto. Ecco, dicevamo, a che età è giusto o è bene cominciare? Dunque, io sarei anche propensa, diciamo, il bambino, quando già la semplice esplorazione dello strumento, già il fatto, il contatto, già questo, incredibilmente i bambini anche, diciamo, 2 anni, 3 anni. E poi così, così piccoli, però ovviamente è uno strumento di dimensioni adatte a loro. A loro, sì, sì, con ci strumenti sono, adatti c'è la possibilità a loro. Di... Diciamo in un discorso di scoperta, di manipolazione, dove appunto da soli cominciano il contatto, perché appunto il contatto fin Stefano. Da subito. Ecco, lui è Stefano. Lui è Stefano. Quanti anni ha? Lui ha 6 anni. Ha 6 anni e ha cominciato da poco? Eh sì, praticamente un anno. A 5 anni. E quindi arriviamo già a capire che... Stefano è bravino, eh? Sì. Dopo un anno, dopo meno di un anno, riescono già comunque sì, a suonare. Sì, quindi sì, non sì. c'è più l'approccio di una volta dove prima di arrivare a suonare lo strumento no, ci voleva no, del no, tempo. No, no. Insomma, i bambini non sempre hanno la pazienza di, esatto. di imparare prima di provare, no? Infatti, diciamo, si utilizza un sistema, un metodo efficace, semplice ma efficace, ecco. Sì, e lui veramente ha ottenuto dei risultati sorprendenti perché... Ecco. E questo sempre è un Stefano. Altro piccolo, un po' è sempre più lui, grande. È sempre lui? È sempre lui che sono? Sono alti un metro. Sì. E loro si divertono. Sì, perché poi perché suonano deve essere anche quel tipo di componente, no? Sì, oltre che si coinvolge. La passione possiamo trasmetterla, sì. però sì, loro hanno bisogno magari anche di trovare di giocare, no? Un po'. Esatto. Diciamo che poi dopo via via loro stessi capiscono un po' un discorso di disciplina, perché ovviamente devono riuscire a mantenere il continuo regole, sì, rispetto anche delle regole. Anche dovranno comunque esercitarsi. Esatto. A quell'età ogni quanto vanno a lezione e ogni quanto si devono esercitare? Ecco, io dico sempre che inizialmente poco, ma tutti i giorni, proprio per mantenere la continuità di questa e la costanza, abituarsi a un discorso che il risultato si ottiene soprattutto e poi soprattutto anche coinvolgendo i genitori, perché il controllo a casa di quello che fanno è determinante, quindi diciamo anche i genitori in qualche maniera si accostano al mondo della musica, che subito sono diciamo così un po' reticenti nel doverlo fare perché dicono no, noi non siamo in grado, poi invece capiscono che un loro controllo è importantissimo, perché a casa chiaramente la maestra non
può esserci, però se loro vedono e seguono il bambino, questo contribuisce ad avere sempre un percorso insomma, in avanti. E allora Roberto, come si fa per accedere a queste lezioni? Beh, le modalità le trovate semplicemente anche consultando il sito della Società Filodrammatica Cremonese o comunque presso il filo c'è una segreteria e dei numeri di telefono in internet li trovate e per poter aderire e iscriversi alla scuola che sarà personalizzata come una sartoria, cioè verrà cucito addosso alle esigenze di ciascuno le necessità in ordine a orario, a giorno, compatibilmente ovviamente con la disponibilità degli insegnanti, per cui massima apertura ed elasticità. Quindi saranno lezioni individuali o anche possibili? Sia individuali e anche collettive, perché si spera di cercare di fare, come è già stato fatto in altri ambiti, insomma in conservatorio, questa scuola che già Antonella insegnava, musica d'assieme. Dunque sì, sarà importante. Una piccola orchestra, sì, si cercherà di portare i bambini proprio a questo incontro tra loro, non lezioni singole per forza, perché ci sono diverse cose da spiegare, da controllare. E allora andremo a scoprire, aspettiamo la vostra piccola orchestra qua nel nostro salotto di ore 12. Un saluto ai nostri ospiti, un grande in bocca al lupo per il concerto che ci sarà a Parma. Grazie. Quando? E sabato 24 alle 18.30. Alle 18.30. Chiesa della Steccata. Allora grazie a Luca Fanfoni, Antonella Tanetti, grazie a Roberto Codazzi che ritroveremo martedì prossimo. A te Giovanni. Grazie Cristina, grazie ai tuoi ospiti. Adesso torniamo a qualche giorno fa, poco più di una settimana fa, quando c'è stata l'inaugurazione di un edificio di culto per coloro che seguono il culto ortodosso romeno. Ed è stata una grande festa, anche perché è stato un momento diciamo dove si è concretizzato un sogno che si portava avanti da qualche tempo, e per parlarne abbiamo invitato quello che è il principale esponente di questa comunità, padre Doru Fucio. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Noi ci eravamo visti qualche mese fa, quando appunto si parlava, no, di questo progetto. Voi avete in qualche modo siete riusciti a trasformare quella che era una chiesa cattolica, che era stata poi dismessa, sconsacrata. Avete chiesto di poterla utilizzare e l'avete ristrutturata, l'avete adattata alle vostre esigenze, una chiesa in via Litta a Borgo Loreto, e appunto il 10 settembre scorso c'è stata l'inaugurazione, sì. La consacrazione, per sì, proprio la consacrazione, perché la inaugurazione è stata già fatta intorno a dopo 15 di dicembre l'anno scorso. Allora intanto vediamo anche queste splendide immagini. È stata una cerimonia molto partecipata, appunto, a parte centinaia di persone, poi c'erano un sacco di esponenti della Chiesa Ortodossa Romena. Sì, anche dalla Chiesa Romano-Cattolica, da parte della Curia, perché sono stati invitati anche Sua Eccellenza, è stato presente tramite il vicario della Curia e insieme con altri parroci di Cremona e dintorni, e compreso anche il parroco di Borgo Loreto, diciamo, della chiesa grande, come la chiamiamo noi, di Borgo Loreto. Sì, abbiamo invitato in mezzo a noi due metropoliti, due vescovi delle due metropole, metropolita di Parigi, poi Iosif, e un'altra metropolita, Lorenzo di Transilvania, il metropolita di Transilvania, insieme con altri due vescovi, il nostro vescovo Siluan della diocesi ortodossa romena d'Italia, insieme con il vescovo Bessarione, il vescovo di Tulcia, la zona dove c'è la delta di Danubio, dove il Danubio incontra il Mar Nero. Insieme con una quarantina di miei colleghi, di sacerdoti, parroci di Nord Italia, anche da Pisa, Livorno, Lucca, dal Piemonte fino al Triveneto, insieme con le parrocchie che sono qua di Piemonte e Emilia Romagna. Insomma, una bella festa così partecipata per quella che è stata appunto la cerimonia di dedicazione di questa chiesa, 4.500 dicevamo a Cremona circa, sì. I fedeli che seguono la fede ortodossa romena, e insomma intanto la chiesa è stata concessa dalla Chiesa Cattolica, dalla diocesi di Cremona? Quando eravamo in via 20 settembre, sì.
qui? Invece questa l'abbiamo comprata, è proprietà della parrocchia. Ok, no, giusto per sottolineare che quello che è stato lo sforzo economico e poi... Che ringraziamo fra l'altro alla banca che ci ha dato il, quello sempre. Il mutuo e dall'associazione comunitaria Cremona che ci ha sponsorizzati con 20.000 euro. Certo, e poi avete dovuto affrontare tutta una serie di lavori di restauro e di ristrutturazione. Secondo la sovrintendenza, perché era quella che seguiva i lavori insieme con il nostro architetto, è stato rifatto il tetto, l'intonaco esterno e un pezzo dell'intonaco interno. E poi quello che c'è stato da rifare piccoli pezzi. Ecco, ricordiamo che la chiesa, tra tutte le chiese ortodosse, quella rumena è seconda solo alla chiesa ortodossa russa per numero di fedeli. Si parla di in totale la quasi totalità della popolazione rumena, comunque si parla di oltre 18 milioni di persone. Ecco, è importante per una comunità come la vostra avere un luogo di culto come questo? Sì, perché a parte che è un luogo di culto, perché tutti abbiamo bisogno oggi, certo, di pregare, ognuno prega, deve pregare a Dio, ma è anche un punto di aggregazione, un punto di ritrovamento per i romeni, ortodossi specialmente, ma è anche un punto di educazione. La Chiesa è stata sempre, perché le prime scuole sono nate nel seno della Chiesa o dei monasteri, dei conventi, lì sono nate le scuole. E poi non dimentichiamo che anche i primi ospedali sono nati sempre nei conventi, nella Chiesa. Vediamo la struttura ospedaliera come era una volta fatta da San Basile il Grande nei primi secoli cristiani, che c'erano anche le scuole, anche gli ospedali. E come dicevo, anche questa chiesa è un centro di educazione, perché lì facciamo anche il catechismo. Certo, quindi anche per i giovani, insomma, rappresenta un, sì, punto di riferimento. Sì, anche un punto di insegnare l'arte, specialmente a dipingere. Quelle icone, non so se avete filmato, le icone sul vetro, quelle icone con la pittura naiva, così come vedevano, certo, i contadini, certo, vedevano la fede. Ecco, rimandiamo per favore dall'inizio le immagini che ci riportano al giorno della consacrazione di questo edificio, perché volevo insieme al nostro ospite ripercorrere un po' le varie fasi della cerimonia. Una cerimonia che si è svolta, se non ho letto male, in parte all'interno e in parte all'esterno. Sì, sì, sì. Praticamente, come avete visto nelle immagini, dal punto di vista cronologicamente, uh-huh, qua per esempio i sacerdoti si stanno preparando, sì, lì è stato il suppalco dove hanno fatto la liturgia, fuori abbiamo fatto la liturgia, però anche fuori avete visto che sono arrivati i gerarchi, sì, i metropoliti, i vescovi, i sacerdoti li hanno aspettati, e poi ecco qua che stanno arrivando. E poi da noi in Romania c'è anche una tradizione di offrire il pane che si mette nel sale, segno dell'ospitalità. Ecco qua già abbiamo iniziato la messa di consacrazione, perché praticamente erano due mm-hmm, cose distinte: la messa della consacrazione, che è esterna, che poi si vedrà che sarà unta, ecco qua, ecco, col qua, santo miro, questo è un santo miro, è quello che si fa la cresima con l'olio santificato, no, sì, Benedetto, questo è olio che si usa per la cresima. E viene utilizzato per questi... Sì, si unge anche la chiesa e anche il prestolo, anche il... Si mette anche sul tavolo, non so se avete visto. Sì. Qua il vescovo picchia con la croce. Ecco, qua c'è l'altare che vede, c'è questo olio, il santo miron, che si unge tutto l'altare. E poi lì nelle buche si mette anche la sabbia. Ok. E la cera che lì, guardate, si sta sigillando. Ma ci sono state inserite anche delle reliquie? Sì, dentro si mettono le reliquie, non so se avete visto, c'erano le diplome, gli attestati, dove il vescovo dice: noi, il vescovo X, abbiamo lasciato dentro le reliquie dei santi, e poi lì c'è scritto tutto, c'è un attestato che dimostra che sono le reliquie. Sì, cosa succede? Nell'altare si mettono queste reliquie per
far vedere che la Chiesa che combatte contro il peccato, diciamo, la Chiesa vincitrice, che è la Chiesa dei Santi. Infatti per questo che si mettono reliquie dei Santi dentro, per far vedere questo legame fra queste chiese, Chiesa perenna, terrestre, con la Chiesa celeste. Certo, e poi è anche bene sottolineare, per chiudere appunto, il grande spirito di collaborazione tra tutte le chiese, e quindi questo spirito ecumenico, no? Che sì, deve unire tutte le chiese, sì, così come è stato anche in questo caso per questa bella cerimonia in Via Litta, la chiesa di Borgo Loreto, che rappresenta appunto il nuovo edificio di culto per tutti i fedeli che seguono il rito ortodosso romeno. Grazie a padre Doro Fucio, che appunto è la guida spirituale di questa comunità. Grazie, grazie, e complimenti naturalmente, grazie, per l'obiettivo che ringraziamo prima di tutto a buon Dio. Bene, grazie al nostro ospite, ci dobbiamo fermare per qualche istante e poi altri ospiti qui a ore 12. Bentornati a ore 12, è tornato a trovarci qui nel salotto di ore 12 Andrea De Vicenzi, che credo non abbia bisogno di presentazione, anche perché sei già stato qua nostro ospite, però io ti presento come mental coach, perché grazie mi piace mille moltissimo questa definizione, che è ha portato con sé Maurizio Stradiotti, che è il segretario dell'Avis di Casalmaggiore, che sostiene naturalmente tutte quelle che sono le avventure, le attività di Andrea. Allora, l'occasione è il ritorno da un viaggio meraviglioso in Perù, un viaggio che è iniziato il 24 luglio e finito il 15 di agosto, quindi ritorno proprio a Ferragosto di sera, nella nostra calda pianura padana, e che ti ha portato così a viaggiare in bicicletta, a viaggiare a piedi e a conoscere soprattutto tante persone, a farti conoscere. Conoscere la popolazione peruviana, sì, nata nell'inverno di quest'anno, questa avventura, poi che va a ricalcare alcuni aspetti dell'avventura che ho fatto nel 2010 in India, è nata sempre in collaborazione con un amico, poi dopo gli eventi sono cambiati e si è trasformata nella prima avventura in solitaria. È un messaggio che attraverso la pagina e il sito durante tutti questi giorni è passato un po' poco, perché tutta la gente si aspettava, ma dopo la sera ti trovavi con l'equipe, ti trovavi con tutti i tuoi amici. Abbiamo un po' di foto intanto, sì, da mostrare del viaggio che invece è stata un'avventura mandato. Proprio partito dall'Italia con la mia bici, le mie stampelle e la mia gamba, e vissuta proprio completamente da sola. C'era 1140 chilometri in bicicletta, non sapevo mai dove mi sarei fermato la sera, dove avrei dormito, cosa avrei mangiato, dove. Aspetti che a molte persone possono spaventare, ma io alla ricerca di questo viaggio era proprio quello che andavo a cercare, cioè staccarmi proprio dalla programmazione giornaliera, metro per metro, e vivere proprio l'inaspettato, diciamo. Ecco, tanto gli incontri li vediamo anche in alcune queste foto. Sì, soprattutto nei primi giorni, perché comunque i primi due giorni sono stati tutti sulla Panamericana verso Pisco, poi verso l'entroterra, sono stati quattro giorni un po' più, tra virgolette, semplici, perché comunque non molti metri di dislivello, non tante montagne, e c'era la possibilità di fare più fotografie e più video. E poi invece, come vediamo dopo si è davvero complicato, cioè porto tanti ricordi, tante immagini, tanti colori e tanti incontri nel cuore, ma che non sono riuscito a immortalare perché non c'era veramente tempo, perché comunque partivo alla mattina alle 7, 7 e mezza in bici, e poi tutti i giorni erano dalle 10 alle 11 ore consecutive a pedalare. Comunque non... territori anche ostili, deserti, come si affrontano questi momenti? Con tanta solitudine, con tanto silenzio, ho immortalato tanti di questi momenti, e momenti dove passavi in zone dove non c'era assolutamente nulla, questi bambini che giocano con il nulla, con dei sassi, stanno seduti sul muretto, ma non manca mai il sorriso, un sorriso, un'allegria, una felicità veramente, veramente disarmante. Infatti all'ottava tappa, quando sono arrivato
ad Ayacucho, dopo in tutti questi chilometri di silenzio entrano poi le domande che ti fai, e noi siamo sempre alla ricerca di un qualcosa che non abbiamo, e vedere questi occhi, questi sorrisi nel nulla, ti chiedi veramente cosa certo. vogliamo dalla nostra vita. Certo. Questa è una delle pietre più famose, forse la pietra più famosa al mondo, costruita dagli Inca apparentemente, perché rimane comunque una teoria, è la pietra a 12 angoli. Gli Inca, una popolazione vissuta insomma dal 1350 al 1500 avanti Cristo, perciò 500 anni fa, volendo ieri, e rimane comunque tutte teorie, perché comunque a differenza della nostra storia non rimane veramente scritto nulla della loro civiltà, perciò ognuno un po' si crea dentro la propria testa, in base a tutte queste costruzioni, cosa può essere stata. Ci sono stati anche momenti di difficoltà, comunque, certo, ci sono sì, stati sì. dei momenti in cui hai pensato magari anche di non farcela. Su quello non credo, ma di non farcela, no. Sono stati due momenti difficili, tra l'altro uno, il primo a Lima, quando sono arrivato, perché avevo il giorno dopo Lima da in cui montare la bici, cioè organizzarmi un attimino, poi in un'orettina ho fatto tutto e mi sono trovato lì veramente una giornata in una città di oltre 10 milioni di abitanti, piovosa, in mezzo dei palazzi enormi, e mi sono sentito un attimino in difficoltà. Ovviamente mi sono ritrovato, ma la seconda difficoltà appunto da Ayacucho, perché comunque ero 14 giorni lontano da casa, tutti vissuti da solo. Ho incontrato i due italiani il primo giorno, alla sera, la prima tappa, perciò ho detto partiamo alla grande, perciò se la prima tappa incontro una pizzeria degli italiani siamo sono salvo. Posto, no? Non li ho più incontrati fino ad Aguacaliente, quando addirittura non solo ho finito la parte in bici, ma anche i 4 giorni di trekking per Machu Picchu. Quella è la montagna di Machu Picchu, dall'altra parte c'è il famosissimo sito archeologico Machu Picchu. È stato bellissimo dormire la sera prima dietro alla montagna durante il terzo giorno del trekking. E da casa ti seguivano attraverso una pagina Facebook che è stata creata apposta per un viaggio, sì. dove tu scrivevi tutte le volte che avevi una connessione, ovviamente. Sì, più volte. E raccontavi un po' le tue esperienze, le tue giornate, tutto quello che accadeva. Ed era il tuo modo di tenerti in contatto e di far sapere agli altri che stavi bene. Sì, infatti alcuni anche l'altra sera abbiamo fatto l'incontro all'Avis, alla sessione Avis di Casalmaggiore, mi dicevano hai avuto anche l'energia e la forza di comunicare attraverso il sito e attraverso la pagina, ma non era un qualcosa che mi portava via energia, ma anzi entrare in contatto con persone d'Italia, di Casalmaggiore, ma anche del mondo, perché mi hanno scritto anche tanti peruviani, era veramente quell'orettina e mezza che mi teneva un po' legato al resto del mondo, perché comunque erano giornate dove, conoscendo poco lo spagnolo, e mi tenevano veramente legate a un qualcosa, perché non c'era assolutamente spazio di comunicare, anche perché durante tutti il fase di la fase dei bici c'era veramente da pedalare e portare a casa i chilometri, perché in 11 giorni ho superato 6 vette da 4.200 a un 4.700, perciò con 2.000-2.500 metri di dislivello tutti i giorni, e non c'era tempo di fermarsi. Quindi è stata una prova anche fisicamente molto impegnativa. Fisica e mentale, e anche mentale, molto, molto mentale, sì, sì. Comunque perché... una pagina che invito veramente ad andare a visitare, anche perché ci sono bellissime foto e che poi sono state portate in una serata ad hoc proprio nella sede dell'Avis di Casalmaggiore, dove si è svolto un momento così di racconto, di riflessione, di proprio anche emozionante, immagino, dal punto di vista umano. Sì, abbiamo pensato immediatamente al ritorno di... con l'Avis Pedale Casalasco, di fare una serata dove Andrea potesse raccontare le emozioni che ha vissuto in questo fantastico viaggio. Siamo trovati con 150 persone in sala ed è stata una grossa soddisfazione. Una soddisfazione che è iniziata dal 2016, quando Andrea è diventato testimone all'Avis. Due storie che non si potevano non incontrare, perché
Avis ha incontrato Andrea a 17 anni quando ha avuto l'incidente e 17 donatori hanno salvato la vita donando sangue ad Andrea. Ed Andrea porta avanti la filosofia del dono e cerca di avvicinare più ragazzi possibili a diventare donatori Avis. E questa sinergia sta andando alla grande, sta ottenendo degli enormi successi, sia di riscontro ma anche di essere vicini a Andrea in queste imprese, insomma, che per noi è stato... Perché ce n'è un'altra dietro l'angolo, no? Ce ne sono altre. Quale sarà il prossimo impegno? Importante è a Montichiari, un record importante, stiamo ancora aspettando gli ultimi ok, che comunque già sempre sul ciclismo di endurance, cioè sulle lunghe distanze. Ho abbandonato da vario tempo le gare dal 2012, quando lottavo per le Paralimpiadi di Londra 2012. Mi piacciono le avventure lunghe come queste, mi piace stare in sella alla mia bici, fare dei viaggi, e questo sarà un viaggio di 24 ore dove servono ancora due mesi molto importanti di preparazione, sì, però è già lì che mi aspetta, due mesi sono domani. E allora grazie ad Andrea De Vicenzi, naturalmente un bocca al lupo, ti aspettiamo per raccontarci la tua nuova avventura, grazie anche a Maurizio Stradiotti, segretario dell'Avis di Casalmaggiore. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, tra poco ci saranno altri ospiti. Bentornati a ore 12, adesso vi vogliamo parlare delle attività, dei corsi, delle tante attività organizzate dalla cooperativa Il Cerchio. Diamo il benvenuto alla responsabile della formazione della cooperativa Il Cerchio, Jane Alquati, e a Rita Bertoldi, Bertoldi Arte, lo ricordiamo anche in questo caso, visto che abbiamo già avuto diverse volte modo di parlare anche dell'atelier, chiamiamolo così, sì, di Bertoldi Arte. Benvenuti. Grazie. Allora, intanto spieghiamo che cos'è il Cerchio e di che cosa si occupa. Sì, il Cerchio è una cooperativa sociale situata in via Brescia 59 che fa servizi educativi che partono dalla primissima infanzia e fa anche una serie di altre attività riferiti sia ai bambini e ai ragazzi dal doposcuola, un doposcuola specifico anche sui disturbi specifici dell'apprendimento di cui poi parleremo, organizza centri estivi, organizza l'assistenza ai disabili durante l'orario scolastico, fa tante attività. È presente all'interno della cooperativa anche il ramo B, che fa tutta una serie di altri servizi che vanno dal facchinaggio, ai traslochi, alle pulizie, e che vede al proprio interno anche l'inserimento di soggetti svantaggiati. Fa tante cose, anche tanta attività formativa. Dall'anno scorso siamo partiti in modo importante con una formazione rivolta verso l'esterno, principalmente rispetto agli educatori, agli operatori di settore, e quest'anno la novità del 2016-2017 sarà anche la formazione che è stata accreditata al Ministero dell'Istruzione rispetto appunto quindi alla formazione degli insegnanti. Novità ancora più importante è che quest'anno è nata questa sinergia importante con i nostri vicini di casa, siamo fortunati, abbiamo Bertoldi Arte a quattro passi e insieme a Rita abbiamo pensato questo percorso che poi illustrerà lei, rivolto sia ai bambini, quindi alla nostra utenza anche delle attività del doposcuola, e rivolto anche agli adulti, quindi integriamo le attività di formazione anche con attività per il tempo libero. E quindi si intitola La Bottega delle Arti, non poteva che essere così. I corsi al momento attualmente sono tre, sì, e quindi cominciamo magari a descriverle proprio da quello che è il corso di scrittura, no? Certo, la calligrafia. Beh, innanzitutto vorrei fare una piccola premessa. Questa collaborazione è nata perché diciamo quello che è stato lo scopo principale ci è subito piaciuto, cioè affrontare sì un discorso teorico e culturale, ma che poneva al centro dell'attenzione la persona, perché troppo spesso la cultura è vista e considerata come un ambito un po' circoscritto a personalità che hanno una preparazione di un certo tipo. Il nostro intento insieme alla cooperativa Il Cerchio è proprio quello di aprire aspetti della cultura che apparentemente possono essere piuttosto complessi, come quelli della calligrafia o della storia del libro, in realtà aperte anche a persone che non hanno una preparazione di un certo tipo. Infatti, premessa importante, che non viene richiesta nessun livello di preparazione per potersi iscrivere. Il primo corso che lei ha citato è appunto quello sulla calligrafia.
sarà un percorso attraverso lo studio, l'analisi e la valutazione di tutti i materiali che sono stati utilizzati per la scrittura, fino a giungere proprio alla pratica manuale, perché come ogni attività artistica risulta quasi inutile affrontarla solo dal punto di vista teorico, ma necessita di una prestazione diciamo pratica per poterla comprendere al pieno. Un corso che è rivolto agli adulti, in questo caso, un corso non che è rivolto agli adulti, ai bambini, mentre invece è rivolto ai bambini il corso dedicato ai colori della natura. Ai colori della natura. Questo perché si è sentito l'esigenza un attimo di aprire gli occhi e la conoscenza delle persone sin da un'età piuttosto piccola, proprio perché il nostro mondo ormai è praticamente circondato da colori. Il colore ormai fa da padrone in qualsiasi aspetto della nostra vita, però purtroppo spesso e volentieri, pur usando anche terminologie molto classiche legate alla tradizione, però ci sfugge il significato del colore, le sue origini. Quindi ecco, è sì anche questo un corso teorico e soprattutto pratico, perché i ragazzi hanno necessità di esprimersi attraverso la praticità, ma serve anche per una cultura che può aprirsi in diversi settori, non solo quello artistico. Arriviamo al terzo corso, che è quello dedicato al libro, sempre un corso per adulti, sì. Dove si racconta la storia, del libro. La storia di un oggetto che ha fatto la storia dell'umanità, perché è lo scrigno del sapere dell'uomo. E come tutti sappiamo, però, nell'epoca moderna ha cambiato non solo la sua struttura fisica, ma anche il concetto che noi abbiamo del libro. Allora questo corso è un po' particolare, perché in realtà è, come si può dire, presentato come corso teorico, ma il fatto che gli studi di Bertoldi Arti sono adiacenti ad una stamperia ci permetterà di affrontare la teoria, ma toccando con mano quelle che invece sono, esatto, le vere come è cambiato, no? Esatto, il metodo, sì, di, sì. È un percorso dal libro tradizionale manoscritto fino ad arrivare al famosissimo ebook, insomma, la lettura digitale. Come si fa ad iscriversi? Che senso? Beh, domanda difficile. Ah, beh, per l'iscrizione bisogna rivolgersi all'associazione Il Cerchio. Noi siamo solo quelli che organizzano praticamente il corso e mettono a disposizione gli ambienti. Allora Jane, ancora un minutino, sì? Per presentare un'ultima iniziativa. Sì, quindi dicevo, per la prenotazione 0372 43 14 13, c'è il sito di riferimento dove c'è scritto tutto. Quindi citavo prima la formazione accreditata. Tre temi particolari: il tema del DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, formazione pedagogica a cura di Mariella Zelliani, pedagogista che collabora con noi da tempo, che affronterà il tema di Reggio Children, della separazione del bambino tecnologico, e due incontri organizzati dal nostro centro clinico, quindi un'equipe di psicologi e psicoterapeuti che affronterà da un lato l'adolescenza e dall'altro più il mondo dell'infanzia nella mente del bambino. Allora mi piacerebbe però, magari anche attraverso Re 12, poter approfondire i temi volentieri di cui trattate, e quindi magari ci ritroveremo volentieri in una delle veniamo prossime puntate. Okay, grazie a Gianna Quati, grazie a Rita Bertoldi, ora Giovanni a te. Per andare subito in un luogo molto affascinante e anche molto lontano, stiamo parlando della regione del Kashmir, di fatto tra il nord dell'India e il nord della Pakistan, per un progetto portato avanti dalla Fondazione Andi. E quindi parliamo dell'Andi, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Abbiamo qui tra l'altro il segretario del sindacato, il dottor Enrico Carrino, che per oggi non è, sì, qui in quanto segretario, buongiorno, del sindacato, ma in quanto volontario della Fondazione Andi, che da qualche anno ha avviato un progetto con la zona del Kashmir per la costruzione di un ambulatorio odontoiatrico. È così, dottor Carlino? Sì, sì, infatti il progetto, che si chiama Progetto Ladakh, è uno dei progetti portati avanti da Fondazione Andi, che è una onlus legata all'Andi, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che si occupa di cooperazione, dentisti nel sociale in generale, cooperazione odontoiatrica in Italia e all'estero. Questo si chiama progetto Ladakh. Il Ladakh è una zona, una regione che si trova nello stato del Kashmir, che fa parte dell'India, il Kashmir indiano, l'estremo ecco, vediamo nord, qui, grosso modo in questa cartina. L'estremo nord del paese, incuneato fra il Pakistan a ovest e il Tibet, cioè la Cina,
ad est, nord-est. E in Ladakh già da 4 anni il dottor Corradi, Guido Corradi, collega di Reggio Emilia, insieme all'inizio al dottor Stefano Dallari, anche lui di Reggio Emilia, hanno avviato questo progetto in quanto erano stati da quelle parti, avevano visto che c'era un ospedale a Padum, una cittadina nella valle dello Zanskar, sempre in Ladakh, valle dello Zanskar, una valle abbastanza grande ma poco abitata, c'erano alcuni villaggi in tutto, c'erano circa 15.000 abitanti in tutta la valle, c'era un ospedale e hanno deciso di avviare un progetto di odontoiatria, sono stati anche a Dharamsala dove risiede il Dalai Lama e hanno fatto dei corsi per preparare il personale locale e poi hanno raccolto dei fondi, sono riusciti a creare un piccolo ambulatorio odontoiatrico nell'ambito dell'ospedale. Io sono andato 2 anni fa come volontario a lavorare in questo ambulatorio e però subito quando sono arrivato mi sono reso conto che c'era un po' di problemi. Insomma, in quanto era abbastanza fatiscente, proprio... la struttura non era il massimo, era abbastanza fatiscente. E comunque si poteva lavorare lo stesso, e il progetto andava avanti. Quasi per caso è nato il passo successivo. Ecco, queste qui sono una fotografia che si vede adesso dell'ambulatorio che c'era 2 anni fa, le condizioni in cui era l'ambulatorio, quello è un particolare dell'impianto elettrico. L'impianto idraulico non c'era, perché si vedete c'è lavandino, non c'era acqua corrente, non c'era nemmeno il rubinetto, ci si arrangiava come si poteva, ma si lavorava lo stesso, come si può vedere dalla fotografia. Però quasi casualmente ho saputo che stavano costruendo un nuovo ospedale, non più un ospedale governativo. Ecco, questa qui è la fotografia che abbiamo fatto dove c'è la targa che ricorda la posa della prima pietra fatta personalmente da Dalai Lama, che è il 14° Dalai Lama, è molto legato a questa zona in quanto è una zona a maggioranza buddista e è un'etnia, quella Ladaka, che è molto simile ai tibetani, viene chiamato infatti piccolo Tibet. Ci siamo attivati, abbiamo conosciuto questa persona che c'è nella foto, questo monaco è un venerabile lama abbastanza importante dell'entourage del Dalai Lama, e noi gli abbiamo proposto nel nuovo ospedale che stavano facendo di creare un ambulatorio odontoiatrico. Questo 2 anni fa ancora, loro erano sicuramente molto interessati ed entusiasti, sono partiti i progetti con grosse difficoltà nei collegamenti, perché la internet c'è e non c'è, anzi è più no che sì, però in questi anni siamo riusciti a portare avanti il progetto e questo è quest'anno come ho trovato la parte esterna dell'ospedale, che di cui 2 anni fa erano molto indietro. Lì bisogna ricordare che è una zona impervia e si lavora solamente pochi mesi all'anno, da fine maggio fino all'inizio di ottobre. Intanto ricordiamo che è un altipiano. Sì, è quasi 4.000 metri, dire, già questo insomma. E per arrivarci bisogna passare dei passi oltre i 5.000, per quello è completamente isolato nei mesi invernali, perché le strade non sono praticabili. Certo, quindi insomma i lavori sono andati avanti lentamente, sì, il clima lentamente. Insomma, non consente di lavorare. Certo. Però alla fine siamo arrivati, abbiamo l'associazione Andi Onlus ha fatto una raccolta fondi, siamo riusciti a procurare tutto il materiale necessario e quest'anno, nei mesi di luglio e di agosto, siamo andati, 2 spedizioni, della prima facevo parte io, della seconda il dottor Corradi, siamo andati per finalizzare il tutto. Quando sono arrivato io, mi sono occupato, ho seguito i lavori edili, abbiamo visto prima alcune foto lì, i mattoni li costruiscono al momento. Sì, diciamo di sì, ecco. Quest'anno invece sono andato come volontario, ma non a fare il mio mestiere, bensì a fare il capocantiere, ho fatto quello che ho potuto. Queste sono già fotografie del risultato finale, che è stata una cosa spettacolare, si può dire, sconvolgente. Noi stessi siamo rimasti sorpresi da questo risultato, che io purtroppo vedo solo in fotografia, perché nella mia parte, io sono arrivato nella prima parte, la finalizzazione l'ha fatta la seconda spedizione del dottor Corradi, che è andato insieme a un tecnico specializzato in odontoiatria, che ha posato e riunito, ha fatto tutti i collegamenti agli impianti che avevamo preparato noi, e ecco questa qui la foto finale, c'è anche in mezzo si vede il dottor Corradi, sulla destra il tecnico Renato Pantano che ha posato e riuniti, ci sono anche 2 giovani volontari, Omar e Amedeo, che hanno subito cominciato a lavorare
appena è stato pronto, hanno cominciato a lavorare e così è andato avanti il progetto La DAC, che si è importante che adesso questo bel ambulatorio odontoiatrico venga mantenuto in queste condizioni. Sì, soprattutto quello che è sempre la preoccupazione principale quando si fanno questo tipo di progetti. Noi ci auguriamo, abbiamo fatto tante raccomandazioni, c'è un dentista locale, il dottor Punciok, con quale siamo in collegamento, in contatto sempre, un'ottima persona, però non è molto motivato su queste cose, infatti abbiamo cercato di motivarlo e ci auguriamo che resti così. L'anno prossimo ci saranno nuove spedizioni, speriamo di trovarlo ancora in condizioni così. Ultima battuta, pochi secondi, c'è stata la collaborazione, voi avete chiesto la collaborazione anche di tutti i vostri colleghi, anche per portare giù materiale di vario tipo. Insomma, certo, quindi in queste spedizioni sempre tutti i volontari, oltre che donare il proprio lavoro, si attivano sempre in ogni tipo di cooperazione di questo tipo per portare materiale, se ne raccoglie il più possibile e si lascia ricordiamo lì. Ricordiamo che c'è anche un sito della Fondazione Andi che possiamo vedere in questo momento, dove c'è, tra le altre cose, appunto si parla ovviamente anche del progetto La DAC per la costruzione e la realizzazione appunto di questa struttura odontoiatrica. Beh, insomma, alla fine grande soddisfazione, presumo. Sicuramente una grande soddisfazione. Quest'anno è stato davvero impegnativo, anche perché ho dovuto fare delle cose a cui non sono abituato e che, come ho detto, non è chiaramente il mio mestiere. Poi ci sono stati vari problemi anche durante il viaggio, perché il Kashmir è anche una zona di tensioni, ci sono i separatisti, anzi non abbiamo potuto prendere l'aereo che avremmo dovuto, perché la capitale Srinagar era chiusa per il coprifuoco, in quanto c'erano state delle rivolte e l'esercito aveva sparato sulla popolazione. Problemi non sono mancati, ma alla fine e quindi è stato davvero un viaggio travagliato e avventuroso, è stato molto impegnativo, ma ne valsa la pena. Quando ho visto le foto finali è stata una grandissima soddisfazione. Grazie, complimenti al dottor Enrico Carlino, naturalmente anche a tutti coloro che hanno collaborato con la Fondazione Andi, ricordo Andi, Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Grazie. Grazie a voi. Cristina, dobbiamo chiudere. E dobbiamo chiudere, siamo arrivati al momento dei saluti, l'appuntamento come sempre per domani, ore 12, qui dal salotto di Cremona 1. Arrivederci. Ciao a tutti.